Sono uscite delle indiscrezioni su GTA 6, il prossimo gioco di Rockstar Games. In sviluppo dal 2014 dovrebbe uscire nell'autunno del 2024. Tuttavia, secondo queste indiscrezioni che sono uscite, il gioco potrebbe essere annunciato quest'estate. E, a quanto dicono le dicerie, si sanno già molti dettagli. In primis, il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme next gen, quindi PlayStation 5 e Xbox X OS, e ovviamente anche per PC. I leak che stanno in giro per internet dicono che la campagna di gioco dovrebbe durare 75 ore e che la mappa si dovrebbe estendere per qualcosa come 225 km quadrati, includendo Liberty City di GTA 3, Vice City, Castle City di Manhunt, Cottonmouth di Manhunt 2, che sono sia Manhunt che Manhunt 2 altri titoli della Rockstar Games. Molto altro dopo la sigla. You can one of the 27. They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati quindi in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi vi porto una notizia che riguarda le indiscrezioni su GTA 6 e anche, per rimanere in tema videogiochi, una notizia sulla Nintendo, colosso dei giochi giapponese. Ma prima di cominciare, vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che porto su questo canale. E inoltre, seguitemi su Instagram, qui sotto c'è il mio tag dove porto anticipazioni di video che faccio qua sul canale e condivido anche felicemente il mio account Instagram con mio cane che fa, come dico sempre, le cose da cane. Benissimo, non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo con GTA 6. Da quel che si dice, i protagonisti di questo nuovo gioco dovrebbero essere tre: Ricardo, Casey e Rose. Ricardo dovrebbe essere un agente speciale della polizia colombiana assetato di potere e soldi, mentre Casey è un ex pugile. Infine Rose, che dovrebbe essere il personaggio che in teoria dovrebbe essere quella più mite e normale dei tre, in realtà la descrivono come un personaggio estremamente freddo e determinata. Da quel che si dice, il gioco dovrebbe partire più o meno in questa maniera. Dopo un piccolo prologo in Sud America, i tre si incontreranno a Vice City, dove iniziano a fare le cose birichine da classico GTA. Ad oggi non si sa molto sul finale, e io dico ovviamente, però da quel che si dice dovrebbero saltare fuori cose vecchie da altri GTA come auto, musiche, brani musicali e robe di questo tipo che magari ci fanno tornare indietro nel tempo. La domanda principale è: da dove vengono questi leak? Semplicemente un tizio ha raccolto le varie indiscrezioni, post che ha trovato qua e là sui siti come Reddit e le ha raccolte in un unico documento. Queste indiscrezioni non vengono ovviamente dalla Rockstar. Nessuno si è intrufolato furtivamente di notte a rubare segreto industriale alla Rockstar Games. Ovviamente, quanto tutto questo è vero non lo possiamo mai sapere. Se è vero che il gioco uscirà nell'autunno del 2024, fra due anni possiamo vedere quanto corrisponde a verità quello che è stato detto oggi. Ma c'è anche da dire che la Rockstar Games ha anche tempo per modificare e di smentire tutto quello che si è detto sinora. Essendo un tema di videogame, si riporta anche una notizia sulla Nintendo, dove un anonimo fan della Nintendo ha acquistato per un valore di $40,000 delle azioni della Nintendo affinché lui potesse sedere durante l'assemblea annuale degli azionisti. Durante l'assemblea degli azionisti, questo fan, che ripeto è anonimo, ha fatto una domanda a niente poco di meno che Shuntaro Furukawa, il presidente della Nintendo, dicendo perché hanno abbandonato uno dei titoli più belli della Nintendo, F-Zero. Io ci ho giocato una marea di volte. Furukawa risponde con una di quelle classiche risposte politiche, dicendo che è difficile sviluppare nuovi titoli o sequel di tutti i giochi che ha la Nintendo, però apprezzano che i fan hanno questo interesse a mente sui loro prodotti videoludici. Shinya Takahashi, l'amministratore delegato della Nintendo, sembra essere più ottimista, nel senso che lui risponde a questa domanda che valutano sempre la possibilità con i loro sviluppatori di nuovi titoli oppure di proporre dei sequel di giochi creati in passato. Grazie al cazzo, è il vostro lavoro quello di creare nuovi videogiochi. Vabbè, anche questa è una risposta politica. Perfetto pinguini, con oggi ho concluso. Scrivetemi nei commenti qual è il vostro gioco preferito Nintendo e anche fatemi sapere qual è il vostro titolo GTA preferito. Io sono innamorato tuttora di Vice City. Infatti, quando ho fatto il video dove parlo di Napster, ho aperto canticchiando la canzone Video Killed Radio Stars, perché mi ricorda Vice City. Quindi, come al solito, vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo col prossimo video. Ciao!